Trappola respingente. Vabbè, è una trappola muro che colpisce a corta distanza, perciò a massimo, diciamo, 2 metri quadrati, non di più. Si dice che molti maghi guerrieri stiano cadendo in battaglia. Mi chiedo quanti di noi rimangano per difendere le fortezze. Allora, la porta che sto guardando in questo momento è la porta secondaria, che si attiverà successivamente. Le brecce sono due, una e due. E qui abbiamo la porta principale. Perciò dedicherò tutte le mie trappole su questi portoni qui, su questo portone qui, dove sono abbastanza agevolato. Quindi metterò arcieri, trappole a muro, rallentamenti di tutto di più. Di là invece investirò il minimo indispensabile, giusto per darmi una mano, per affrontare da solo la difesa di questa porta dietro. Allora, qua tre tipologie: guerrieri, balestrieri e orchi grossi. Le trappole sono le solite, cioè le quattro trappole principali, diciamo. Non ci sono sempre, ma quasi sempre. Ne approfittiamo con la trappola respingente, le pozze alchemiche come al solito, lì il sacco alchemico e quasi quasi a sto giro utilizzo la trappola incendio, giusto per utilizzarla ogni tanto. Se no non la si fa vedere e non è bello. Che è anche utile, solo che 800, il costo è 800, quindi è un costo abbastanza elevato. Allora, in primis, trappola respingente qui e di fronte in modo simmetrico. Muri di frecce qui e qui, con appoggio, vabbè, per il momento nessun appoggio di rallentamento o quant'altro. E partiamo così. Non so perché sono partito rallentato, come se non riuscissi a sparare velocemente. Ok. Beh sì, potevo approfittarne effettivamente di mettere qualcosa, ma fa nulla. Metterò tutta la prima pausa, che dovrebbe essere la terza andata. Aia, mi sono preso un bel colpo in faccia. Senti. Vabbè, dai, adesso posso già iniziare a mettere qualcosina. Questo sarà divertente. Centrale, dove ci sono le sparaspine, e di lato, dove non arriva il raggio massimo di da trappola respingente. Solo per dare più efficacia al raggio massimo delle trappole che verranno supportate. Series, come cazzo? Che verranno supportate dall'aiuto degli arcieri quando verranno rallentati. Perciò diciamo che i rallentamenti che ho messo al limite, proprio dove c'è il punto di caduta delle pozze di veleno, servono per appoggiare gli arcieri lì in fondo. Allora, adesso abbiamo accumulato parecchi soldi, perciò io ripeterei questo al contrario. Così, in modo simmetrico, bello, pulito, perfetto. Qua centrale le spine, dai su. Sbagliato qua. Qui abbiamo detto così e poi così. Sì. Come l'erba così. Così.
E qui per il momento sembra essere coperto abbastanza bene. Potrei aggiungere qualcosa proprio all'uscita, però andiamo con calma. Dall'altra parte. Allora, il portale mi ha fatto uscire di fronte, ok. Spreco. Ma fa nulla. Allora, abbiamo detto che 1 e 2. Questo farà male. Ora vediamo da che parte, sempre da sotto. Siamo alla quinta ondata. Odio mancare di poco la testa. Ok, adesso che abbiamo accumulato parecchi soldi, li investiamo su arcieri. No, però, se ti dico qui, perché me lo piazzi qua? Vabbè. Vediamo un po'. Ah, troppo indietro così. Vabbè, ce li facciamo bastare? No, non sono soddisfatto. Perciò, 1, 2, 3, 4. Cazzo li ho messi dall'altra parte? Li ho fatti stare bene? Ho messo a pelo pelo contro la cosa? Ah! Non ci riuscirò. Vabbè, o così o niente. Diciamo che può bastare, fa niente. Ok, diciamo che posso abbandonarli così e andare dall'altra parte. Pulito proprio. Sì. Che ne dici di questo? Sac, sac. È l'ultima cosa che vedrai. Beh, siccome partono in anticipo di là, do un supporto di là. Ma sono arcieri. Che stanno arrivando di qua. Ok, di là sta funzionando. Spero che nessuno si faccia male. Anzi, no. Caspita, non ce la faccio. E vabbè. Orco. Molto calma. A colpi singoli sulla testa, quanti più possibile. E vanno via, che è una meraviglia. Pulito. Di là se la cavano? Sì, sulla mappa vedo che è tutto pulito di sopra. Anzi, non proprio pulito pulito, però se la stanno cavando.
ne è rimasto qualcuno sopra, a nord. Mi sa che quello è l'orco, infatti. E lo facciamo salto così al volo, proprio. No, non ho preso la moneta in tempo. E vabbè, peccato. Erano punti in più. 5 teschi come al solito. E risparmiando un sacco di tempo. E andiamo avanti così.